Sì, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Felice di essere qui, di portare anche il contributo di Fondazione Carpio, confermando la presenza di Fondazione alle attività che si stanno portando avanti con Regione, di supporto al territorio, a tutto il territorio di Regione Lombardia e in realtà anche delle province di Novara e Verbano Cusio-Ossola, perché appunto Fondazione copre anche quel territorio. Ecco, cercherò di dare una panoramica sulle attività che negli ultimi anni hanno portato e condotto Fondazione Carpio a supportare diverse iniziative, partendo appunto dal. Si vede che sono proprio fuori, credo è la mia prima, come dire, attività in presenza. Scusatemi, quindi partendo da quello che è stato un percorso che dal capitale naturale, no? Quindi attività di supporto alla promozione della conservazione del capitale naturale e della funzionalità ecosistemica delle aree naturalistiche. Quindi un primo passo molto importante con questo bando che ha durato 3 anni, dal 2017 al 2019, che ha supportato e sperimentato l'attivazione anche delle prime forme di valutazione dei servizi ecosistemici per poter poi raggiungere una, come dire, sottoscrizione di pagamenti per i servizi ecosistemici, quindi contratti win-win, che poi sono anche un po' la base sulla quale si fonda il bando di cui prima citava appunto Filippo Dadone. E giusto per dare due numeri di territori coinvolti, cifre totali raggiunte, contributo deliberato dalla Fondazione, parliamo quindi di quasi 11 milioni di euro, e numeri di soggetti territoriali, quindi che governano il territorio coinvolti, parliamo di 121 soggetti su un periodo di bando di 3 anni, per 15 progetti sviluppati. Ecco, mi piace sottolineare il fatto che questi progetti e le risorse apportate fanno riferimento a tutte quelle attività complementari che rientrano in un'altra delle attività che è già stata citata e per la quale siamo qui, no? Che è il progetto integrato Life Gestire 2020. Una piccola somma che, come dire, si aggiunge a tante altre fondi complementari che sono stati convogliati anche e soprattutto grazie a Regione Lombardia. Passiamo a una successiva fase evolutiva che è quella appunto legata più al tema del cambiamento climatico, che si lega ovviamente e porta con sé anche tutta la tematica legata a interventi di conservazione della biodiversità, quindi capitale naturale come uno dei pilastri fondamentali per poter combattere il cambiamento climatico. Un progetto, o meglio un bando che nasce all'interno di un progetto F2C, Fondazione Carpio per il Clima, che nasce nel 2019 e che ha dato origine a due bandi, il primo concluso e in fase di elaborazione, il secondo prevista, l'ha lanciato qualche mese fa, prevista la conclusione dell'invio delle domande proprio alla fine di questo mese, novembre 2021. E che cosa fa in particolare questo bando all'interno del progetto F2C? Vuole allora andare a individuare iniziative innanzitutto innovative e replicabili per il contrasto al cambiamento climatico e come lo vuole fare? Stimolando delle alleanze strategiche territoriali, quindi territori vasti, soggetti pubblici in particolare, comuni, enti gestori di aree protette e poi tutto il mondo del non profit. Quindi questa è un'alleanza strategica, c'è un partenariato minimo che deve costruire, presentare una proposta e all'interno di questa avviare tutto un percorso legato anche a un impegno da parte dei territori a implementare i propri piani di governo del territorio in modo tale che quello che viene elaborato attraverso la strategia di transizione climatica possa effettivamente segnare un percorso con una visione ampia da qui a 20-30 anni di cambiamento effettivo
del territorio. Questo lo si fa anche grazie soprattutto al supporto delle aree naturalistiche, no? Sempre nella logica, nella visione del capitale naturale, della generazione di servizi ecosistemici in relazione poi ai benefici che arrivano ai centri urbani, alle persone che vivono all'interno dei centri urbani. Tutto questo è stato in qualche modo sancito e battezzato grazie ad un accordo che abbiamo stipulato con Regione Lombardia. Parliamo innanzitutto del protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile che abbiamo sottoscritto a novembre del 2020, ma abbiamo fatto un ulteriore passaggio, che è quello di un accordo quadro relativo all'attività in campo ambientale, firmato a gennaio del 2021. All'interno di questo accordo quadro, di questa cornice, stiamo lavorando su diverse tematiche che riguardano il clima, che riguardano anche l'energia, il capitale naturale, ma anche, e si svilupperanno questo certamente in futuro, anche attività legate all'agricoltura sostenibile, alla mobilità, all'educazione e così via. Mi piace ricordare che proprio all'interno di questa collaborazione, con i progetti, o meglio con il bando, il primo bando For Ideas, grazie a questa collaborazione con Regione Lombardia, il territorio su cui stiamo lavorando per sviluppare le strategie di transizione climatica e successivamente la realizzazione degli interventi, grazie proprio alla collaborazione e a un contributo da parte di Regione Lombardia di 4 milioni di euro che si somma ai nostri quasi 5 milioni di euro. E questi sono i territori su cui si sta lavorando. Comune di Brescia, capofila sono sempre comuni, Brescia, Cesano Maderno, Bergamo e Mantova. Mi piace ricordare che all'interno di questi quattro territori, che sono davvero molto vasti, ci sono tre parchi regionali e un PLIS coinvolto, il PLIS delle colline di Brescia, il Parco delle Groane, il Parco del Mincio e il Parco dei Colli di Bergamo. In due di questi territori si sta lavorando ad un ampliamento degli effetti della strategia di transizione climatica grazie anche ai contratti di fiume. Contratti di fiume che ovviamente racchiudono un bacino molto grande su cui si può contare proprio per implementare la strategia. Ecco, ho già citato, considerate che questi quattro territori muovono delle attività pari a oltre 22 milioni di euro e grazie allo sforzo, alla collaborazione tra Regione e Fondazione Carico arriviamo a coprire quasi 9 milioni di euro per interventi che verranno sviluppati nei prossimi anni. Non sto a elencare le attività che verranno realizzate, però come potete vedere si passa appunto da integrazione dei PGT a anche attività legate a interventi di depavimentazione e di forestazione urbana, che poi sono quelli che vengono finanziati direttamente da Regione Lombardia, ci rifacciamo alla legge 9 del 2020 di ripresa economica, ma poi anche tutta un'altra attività di sensibilizzazione, formazione di tecnici comunali e non comunali e attività anche di ricerca di finanziamenti attraverso altri fondi, fino ad arrivare appunto a quelli comunitari. Io avevo riportato queste slide legate appunto alla nuova call che richiama quella del 2020, su cui però si sta cercando di lavorare su un target differente da quello precedente, no? Ricordate i comuni Brescia, Mantova, Cesano Maderno in collaborazione con altri comuni della Brianza Ovest. Qui invece si sta lavorando, si vuole lavorare su un territorio caratterizzato da comuni di piccola media taglia, dove appunto il numero di abitanti massimo raggiungibile sia quello di 50.000 unità e i comuni non più di 20.000 unità. Puntiamo molto al fatto che siano le comunità montane a poter presentare il progetto come capofila. Ovviamente anche in questo caso è obbligatorio il partenariato con almeno un ente gestore di un'area protetta, proprio per i motivi che descrivevo prima, le dimensioni territoriali, la gestione in un'ottica di salvaguardia della biodiversità nel territorio di riferimento e le organizzazioni private non profit, proprio per la loro capacità di coinvolgere e sensibilizzare il territorio anche attraverso
attività di coprogettazione, di partecipazione e di condivisione. E anche qui velocissimamente potete però vedere quanto sia necessario e vasto come dire, il target degli argomenti che dovranno essere trattati, perché si passa appunto, si parte da una revisione degli strumenti urbanistici per passare obbligatoriamente attraverso proposte di interventi legate ad attività di adattamento, ma anche di mitigazione. E poi seguono, appunto, come già detto prima, la costruzione di richieste di finanziamento su altri bandi per arrivare fino a quelli europei. Molto importante è che la rete del monitoraggio, no? Si citava questa mattina proprio l'importantissima attività che viene realizzata dall'Osservatorio Geofisico Prealpino del Campo dei Fiori. Questo è un aspetto su cui bisogna assolutamente continuare a lavorare. Il monitoraggio, quindi, un aspetto fondamentale, così come è stato già citato anche all'interno degli interventi dell'AIF Gestire 2020 e legato appunto alle specie floristiche e faunistiche. Questo è il budget messo a disposizione, quindi come vedete la scadenza è davvero imminente, non è ancora stato fatto un ragionamento legato a una possibile collaborazione con Regione Lombardia. Perché, come già detto, anticipato da Filippo Dadone poco fa, si sta lavorando ad implementare il bando legato appunto al fondo bioclima, che è stato descritto poco fa, attraverso un possibile supporto grazie all'assistenza tecnica. E quindi per il momento stiamo lavorando su questo filone, ci piacerebbe davvero settimana prossima, comunque entro la fine del mese, poter riconfermare la nostra presenza e il nostro sostegno attraverso questa collaborazione. Vorrei sottolineare però, e lo citava il dottor Notaro questa mattina, in realtà la Regione Lombardia ha già fatto, no? Passando dal Life Integrato Gestire 2020 alla possibile proposta di Life Integrato SNAP, su quello ci siamo, abbiamo avviato un tavolo di condivisione, quindi è proprio quella che dalla primavera prossima si possa proseguire e presentare una full proposta. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie.